Quindi buonanotte a tutti, che sia una notte magica. Qualcosa che ancora fiorisce e respira. Siamo stati dritti, siamo stati storti, siamo stati stanchi dentro i tempi morti. Ci siamo ritrovati sulla vetta dell'Everest per farci un selfie e condividere lo scatto. E poi non ci bastava il tempo, non ci bastava il riflesso, non ci bastava il ritratto. Guardavamo il tempo, il nostro tempo, lo rapivamo. Pretendevamo un riscatto, non ci interessava più di tutto, non ci interessava più di niente, eravamo persone e ognuno molto simile a una stella cadente. Volevamo qualcosa che già avevamo, rubavamo di tutto e non lo sapevamo, rubavamo di tutto, non pagavamo e poi lo sprecavamo. Adesso il tempo ci guarda e ci domanda perché, e noi non sappiamo niente e diciamo tutto va e così è com'è. E adesso siamo qui nel tempo del divenire a cercare di guardare qualcosa
che ci aiuti a ricordare, non perché ieri era meglio di oggi, non perché ieri era meglio di adesso, ma semplicemente perché è brutto buttare tutta la nostra storia a capofitto dentro un cesso. Ci serve tornare bambini, non perché vogliamo essere dei pompanti, ci serve tornare bambini perché vogliamo andare avanti. Siamo figli del tutto, siamo figli del niente, controlliamo gli articoli, controlliamo le ore, siamo sempre i figli e i nipoti del divino stupore. E in tutto questo tempo dove ci dicono bisogna andare, ci restano le lucciole da guardare.